Per uscire dal labirinto, Dedalo deve cambiare logica. Così si legge nella mitologia. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Quante volte bisogna cambiare logica per uscire da un problema, per uscire da una situazione sgradita? Einstein dice che non è possibile risolvere un problema al medesimo livello che l'ha provocato. Bisogna salire di livello, cioè uscire dalla scatola, uscire da quella particolare situazione, cambiare appunto punto di vista o, se volete, cambiare logica, sistema di riferimento. Finché sto dentro non ne esco. Non esco, nel senso, detto così è un po' brutto, perché per uscire, per non stare dentro devo uscire, d'accordo, ma quello che intendo dire è che se rimaniamo prigionieri di un nostro punto di vista, di una nostra logica, di una nostra convinzione, i problemi alla fine finiscono per diventare abitudini, non li percepiamo più neanche come tali. Il salto di paradigma è quello che ci permette di fare un salto anche nella nostra esperienza, nella nostra libertà, per certi versi. Certo, per farlo bisogna appoggiarsi ad altri ed avere l'umiltà di provare perlomeno a mettere in discussione la propria idea, che non vuol dire rifiutarla, che non vuol dire rinunciarla, che non vuol dire metterla sotto un metro di terra, vuol dire sospenderla, il tempo che serve per metterla alla prova. Non si fa così forse anche nelle ipotesi matematiche, partendo per assurdo, per dimostrare che quello che volevamo dire in realtà è sbagliato? Forse posso darti una mano in questo, forse questi caffè ti stimolano, o forse c'è bisogno di qualcosa di più. L'importante è avere la convinzione che stare dentro una logica a volte può essere pericoloso. Buongiorno, buongiorno e buon caffè.